Questo libro di Giorgio Caravale che presentiamo oggi è molto interessante perché ci propone una lettura del difficile rapporto tra intellettuale e politica in questi anni, soprattutto come è cambiata la figura dell'intellettuale, ma anche come sono cambiati i partiti personali e che tipo di rapporto hanno avuto, anche di conflitti hanno avuto. Diciamo, l'idea di presentarlo qui per me è importante anche perché io credo sia essenziale ristabilire una relazione in un momento in cui la politica torna prepotentemente, anche la rilettura della storia d'Italia, di date che sono fondative della nostra storia. Quindi c'è una parte del libro di Caravale che parla proprio della crisi del rapporto tra storici e politica, invece io penso che sia molto attuale la necessità di avere gli storici nello spazio pubblico ed evitare che appunto le date come 25 aprile, 1 maggio siano piegate in modo diverso. Quindi mi sembrava importante farlo in uno dei palazzi della politica.